Mi trovo qua in compagnia di Michele Antonutti, capitano dell'Udine Basket. Siamo qui al meeting di Lignano Sabbiadoro. Lascio un attimo la parola a Michele che si presenta meglio di come l'ho fatto io di sicuro. Ma guarda, è un grande onore essere qui. Ringrazio tanto per l'invito. Faccio un grande in bocca al lupo anche a Scaini perché insomma ha fatto un evento importantissimo. Ho tanti amici qua nello sport, sono un atleta azzurro nella parte pallacanestro, ma vedere l'atletica nel nostro Lignano Sabbiadoro, nel nostro Friuli, è sempre un'emozione. Ci sono tante campioni, c'è tanta gente, l'atletica è un grande movimento, speriamo che possa crescere sempre di più perché abbiamo bisogno di tanti campioni qui in Italia. So che nel basket comunque c'è un bel connubio con l'atletica perché spesso qualche atleta fa sia basket che atletica e questo connubio lo noti anche te oppure è una mia pazzia? No, è verissimo, noi abbiamo anche tanti preparatori atletici che vengono dall'atletica, poi sappiamo che per migliorare anche il nostro stacco per andare a canestro ci sono tanti allenatori che arrivano dal salto in alto, quindi c'è un connubio veramente perfetto, oserei dire. A me è piaciuto molto, sono molto interessato a questo ambiente, vedo grandi sponsor, grande gente, oggi è una serata fantastica, quindi è tutto perfetto per fare un grande evento. No, sono proprio, ripeto, contento perché vedere così tanta gente qui a Lignano che viene a seguire l'atletica è un grande evento. Io conosco bene il pubblico udinese, quindi quando è presente vuol dire che si sta lavorando bene, quindi è sempre viva l'atletica, viva la pallacanestro, viva lo sport. E ultima domandina, non ti viene voglia ogni tanto di scendere in pista a fare qualche prova, a sperimentare un pochettino? Ma mi hanno sempre detto di fare salto in alto per i tentativi, ma non sono così bravo come la pallacanestro, però il fascino di vedere su questa pista adesso i 100 metristi o il salto in alto è un'emozione unica. Speriamo di poter vedere questo evento crescere sempre di più. Grazie mille Michele, è stato un piacere. Ciao. Davvero.